L'orienteering si svolge all'aria aperta e per questo motivo è stato rinominato lo sport dei boschi. Negli anni sono state interessate centinaia di località turistiche, marine e montane, parchi naturali. Vi è pure la versione cittadina che si svolge nei centri storici. L'evento più popolare è quello di Venezia, che vede al via oltre 5.000 concorrenti. In Italia esiste un circuito che vede coinvolti i più prestigiosi centri storici cittadini, luoghi ricchi di testimonianze artistiche e culturali. Si pratica indifferentemente in estate o in inverno, sui sentieri, nelle piste da sci o nelle stradine di campagna. Per praticare l'orientamento è necessario utilizzare un vestiario adeguato a seconda della scelta, corsa, trail o mountain bike e sci. Indispensabile è comunque avere con sé la bussola e l'immancabile cartina. Le gare si svolgono su terreni in precedenza mappati da un cartografo, i tracciati sono invece predisposti dalla figura tecnica del tracciatore. Esistono differenti percorsi predisposti per le varie categorie e in base all'abilità tecnica dei partecipanti. Il meccanismo è piuttosto intuitivo, visto che le mappe riportano fedelmente il territorio che ci si ritrova di fronte. Correre nel minor tempo possibile da un punto di controllo all'altro è la fase più divertente, stimolante e avvincente. Ogni tratto diventa una sfida differente in cui il concorrente deve saper tirare fuori il meglio di se stesso. Spesso capita di sbagliare nelle valutazioni, ma la cosa più importante è accorgersi dell'errore e porvi rimedio. Al termine della gara, i tracciatori rimuovono i punti di controllo lasciando il bosco senza danneggiamenti per l'ambiente.